Numero congruo per cominciare. Buonasera a tutti. Molto brevemente, questo è il terzo incontro che facciamo in questo ciclo di giornalismo. Vi ricordo che è un ciclo che abbiamo fatto qualche anno fa con un certo successo, abbiamo pensato di rifarlo quest'anno e abbiamo invitato tre giornalisti che abbiamo scelto tra i bravi e i giovani, diciamo così, senza pensare a sesso o appartenenza politica, ecco, cosa che invece in genere viene tenuta presente. No, solo bravi e giovani. Bravi perché devono essere bravi e giovani per dare un po' di speranza ai tanti che vogliono fare poi giornalisti iscritti a questa università o altrove. Allora, la prima volta è venuto Stefano Felti, il direttore di Domani, la seconda volta Francesco Costa, il vice direttore del Post, e oggi abbiamo Cecilia Sala, che è lì in mezzo, insomma, non ho mai capito come funziona questa roba, comunque dovreste vederla a un certo punto, Buonasera a tutti. ciao. Che ci parlerà di lei, di se stessa, del giornalismo, di quello che ha fatto e di una serie di altre cose. La presento tra poco, prima cedo la parola a Paolo Carta, mio collega, che dirige il Collegio Clesio, che ci aiuta a organizzare e finanziare questa iniziativa. Quindi gli do la parola, ciao Paolo. Ciao Claudio, benvenuta Cecilia, Grazie. grazie di essere con noi. Io lo rubo veramente mezzo secondo solo per parlare, per portare i saluti al Collegio Clesio. Io devo dire anche una cosa, insomma, grazie naturalmente a Claudio per l'organizzazione dell'evento insieme all'ufficio stampa delle relazioni esterne dell'Università di Trento, un evento che ha anche contributo alla Fondazione Cariplo. Io vi ringrazio davvero tanto perché mi pare davvero qualcosa di ben riuscito per tutti noi. Devo solamente dire una piccola cosa. L'evento di quest'oggi, la chiacchierata con Cecilia Sala, credo che sia in assoluto l'occasione più attesa da tutti gli allievi del Collegio Clesio. Non aggiungo altro, cioè, semplicemente non vedevano l'ora di ascoltare Cecilia Sala e sono davvero felice di poterla ascoltare con loro. Grazie Addirittura, grazie mille. Capito, quindi mi tolgo di mezzo io, cioè io faccio tutta questa fatica e poi arriva una e si prende il merito, insomma, è un po' così che vanno le cose. E, i giovani, come li detesto, li ho sempre detestati. No, buonasera, a parte gli scherzi, cominciamo, siamo un centinaio, bene. Cecilia Sala, ma insomma, la biografia ce la racconterà lei. Io l'ho conosciuta per una cosa, per un libro, perché io leggo libri più che giornali e qualche tempo fa ha fatto uscire un libro che in realtà era stato un podcast, e cioè la storia di Marta Russo, che i più giovani, cioè quasi tutti quelli presenti, manco si ricordano chi era. Il caso è un caso di cronaca importante dei primi anni 90, è stato l'omicidio di una ragazza nel cortile della Sapienza, e Chiara Lalli, Cecilia Sala, che a quel tempo non era nemmeno nata probabilmente, hanno scritto un podcast che poi è diventato un libro per Mondadori. Ed è un libro molto ben scritto, oltre che, come posso dire, che ti fa indignare a ogni pagina per quello che racconta, lo racconta molto bene. Dopodiché, in realtà negli anni precedenti avevo letto le cose di Cecilia sui giornali e ho cominciato a seguirla, mi ha molto interessato il suo lavoro ed è per questo che l'abbiamo invitata anche. Lei è del 95, vero, se non sbaglio, quindi sarà la delizia dei suoi compagni, dei suoi colleghi, saranno tutti contenti che lei faccia carriera e credo non abbia nessun tipo di problema da questo punto di vista, oppure il suo ambiente è un po' diverso da quello dei professori universitari che sono sempre contenti dei successi degli altri. Come sta andando, insomma, con i colleghi? Non so se esiste un ambiente in cui i colleghi sono contenti dei successi degli altri, spero che esista, ma non lo so. Alcuni sì, altri sembra di no, diciamo, delle informazioni che non ho, che non sono di prima mano. Qui sei fra amici invece, hai visto che siamo tutti amici, quindi possiamo rilassarci. Ci racconti un po' semplicemente com'è andata, come sei entrata nel mondo del giornalismo. Tu hai studiato alla Bocconi, economia, se non sbaglio. Sì, poi mi sono trasferita alla Sapienza, diciamo che l'università ha un po' seguito anche il lavoro che è arrivato desideratissimo, ma comunque per caso, nel senso che io al liceo, tra l'altro quando incappo nella storia di Marta Russo, avevo 2 anni quando viene uccisa, non avevo memoria di questo caso, che è stato un caso enorme, ne parleremo
dopo considerato spartiacque nel modo in cui viene, diciamo, raccontato mediaticamente la cronaca nera, la cronaca giudiziaria, ma quel, e forse c'entra anche questa storia che mi ha ossessionato e che, da cui poi è nato il podcast e il libro con Chiara Lalli, volevo fare la giornalista. Volevo fare la giornalista, non sapevo bene come si arrivasse a questo obiettivo. Avevo la sensazione, e tutti me la confermavano, che fosse un settore in crisi e che i giornali non li legge più nessuno e che è un pessimo investimento pensare di fare questo nella vita, quindi non scelgo un percorso di studi che è, diciamo, quello più comunemente scelto da chi vuole fare questo mestiere. Continuo a coltivare il desiderio e il sogno di farlo, mi iscrivo ad economia, ma intanto provo a mandare delle proposte di articoli, di piccole inchieste, di piccoli reportage a delle testate online. A un certo punto a Milano ci sono dei provini di questa media company americano-canadese che è Vice Media, che cercava persone in un modo non proprio tradizionale, almeno abituati all'Italia e ai meccanismi italiani, quindi con dei grandi provini in cui sostanzialmente si poteva presentare quasi chiunque, c'era una piccolissima scrematura all'ingresso in cui dovevi compilare dei moduli e mandare qualche riga di presentazione, ma appunto io non avevo ero tra i 19 e i 20 anni e avevo liceo, iniziavo e non avevo un bagaglio di esperienze professionali. Scusa, prego di spegnere le microfoni a quelli che ascoltano. Siamo in 100, quindi capisco benissimo che qualcuno se lo sia dimenticato, ma chiudete i microfoni, vi prego. Prego. E quindi, diciamo, mi presento tra tanti altri. Ti fanno una prova per cui ti dicono: adesso il tema è questo, prova a fare un pistucamera. Il pistucamera è quando il giornalista televisivo guarda direttamente dentro l'obiettivo e ti spiega qualcosa. Prova a intervistare uno che passava in quel momento per la strada, poverino, il malcapitato, e in questo modo, insomma, molto poco tradizionale rispetto a quello che a cui siamo abituati, però vengo selezionata in una prima scrematura. Passo anche la seconda, mi fanno un altro provino negli uffici di Vice in via Giacomo Vatta a Milano e mi prendono. E quindi io mi ritrovo che stavo studiando con un contratto, ovviamente, non era la prima esperienza professionale quella con cui potevi mantenerti, però entro comunque in una redazione, sono la più piccola, sono tutti molto gentili nel concedermi, se avevo un'esercitazione all'università, di assentarmi un paio d'ore, però entro in una redazione e inizio a imparare delle cose. Un anno dopo mi chiama un programma che invece di informazione, che stava a Roma, era una produzione esterna che però lavorava per la RAI. Mi avevano invitato da giovane studentessa che faceva politica al liceo nella loro trasmissione quando ero al liceo, mi vedono in un'altra veste facendo questi reportage. Vice all'epoca, la redazione video di Vice, faceva la prima serata del mercoledì di Sky TG24 con dei reportage di 20 minuti che erano abbastanza originali come scelta dei temi rispetto a quello che si vedeva normalmente dei talk show concentrati in particolare sulla politica interna sulle reti generaliste. Da lì questa trasmissione, dove ero stata come giovane ospite, diciamo un po' appunto il minuto in cui si dava la parola ai giovani, mi vede su Sky nella veste invece non di quella che viene intervistata, ma inizia a fare la reporter. Mi chiamano e mi propongono una cosa insperata, cioè il contratto di praticantato, che è uno dei due modi che esistono per diventare giornalisti in Italia.
ipotesi, bisogna stare 18 mesi, diciamo, in un contesto in cui qualcuno ti insegna il mestiere. Ipotesi A, la più gettonata, non per scelta di chi vuole fare il giornalista, ma perché le redazioni non fanno più contratti di praticantato, ipotesi A, fare una scuola di giornalismo o qualsiasi equivalente. Dopo 18 mesi, 2 anni, puoi partecipare all'esame di Stato per diventare un giornalista professionista. Ipotesi B, il contratto di praticantato, invece di essere in una scuola a imparare il mestiere, sei già inquadrato in una redazione, ovviamente in un contesto diverso. Sei un praticante, hai una contrattazione nazionale, comunque hai tutto, diciamo, hai un contratto vero qualcuno, il direttore o qualcuno scelto dal direttore che si occupa in qualche modo di te. Devi lavorare, quindi non sei lì solo per imparare, ma c'è qualcuno che ti guida e sotto la cui tutela sei in qualche modo posto. E questo è il modo in cui io poi sono arrivata a fare l'esame da professionista. È stata un'esperienza bellissima perché ovviamente erano tutti più grandi di me e io avevo tantissimo da imparare, qualcuno aveva voglia di insegnare, qualcun altro meno, come è sempre in tutti i contesti, e ho iniziato così, facendo questo tipo di percorso qui. Scusami, l'altro giorno ho letto che il Foglio reclutava giovani praticanti e mi ha molto colpito la lista delle richieste. Cioè c'era scritto che devono essere competenti in tecniche grafiche, insomma in programmi di grafica, e avere, come dire, essere abili nell'uso dei social network. Che 30 anni fa naturalmente non avevo, come dire, si sarebbe chiesto a un giornalista di sapere, non so, l'inglese, di saper scrivere in italiano. La cosa mi ha molto colpito e anche mi ha un po' rattristato. Però immagino che siano quelle le skills che poi ti chiedono e ti insegnano anche in un posto come Vice, immagino. Cioè non se ne frega niente a nessuno se tu scrivi un buon italiano o se sai qual è la capitale dell'Afghanistan. Gli interessa che tu sarebbe fai dei buoni video. Sarebbe bello, diciamo, riuscire ad avere tutte queste caratteristiche e competenze insieme, nel senso che un bel post su Instagram con una bella grafica e con un bel errore al centro non è comunque proprio la pace dei sensi per chi lo deve fruire. Sicuramente i giornali sono, e faccio un discorso generale, tranne qualcuno, insomma il New York Times non ha bisogno di giovani che sappiano stare su Instagram, perché diciamo ha puntato su alcune cose, i podcast, i social, bene da tempo. Il New York Times ha anche un vantaggio, che è il primo giornale, è il giornale per definizione, è il primo al mondo, ha un pubblico potenziale nel futuro di miliardi di persone, perché con l'inglese si rivolge a una platea, un pubblico che aumenta di giorno in giorno, quindi non può essere esattamente, non si può sperare e non si può chiedere a un giornale piccolo, medio piccolo italiano di riuscire a stare al passo come ci può riuscire il gigante per definizione New York Times. Di certo questo non giustifica neanche il fatto che le testate italiane siano così in ritardo nello sfruttare nuovi mezzi di comunicazione, e quindi arrivino un po' quasi a delle richieste disperate per avere qualcuno che abbia una strategia social. È molto importante oggi, quando si pensa a un pezzo, riuscire ad avere idea di come scriverlo per la carta e di come sintetizzarlo per le stories di Instagram, piuttosto che un post a scorrimento su Instagram, piuttosto che Instagram o altre piattaforme. Io conosco quella meglio di altre, ma perché le persone arrivano da lì, cioè le persone che leggono, che si informano, bene o male, su testate che ci piacciono o non ci piacciono, su siti autorevoli o meno autorevoli, è un problema successivo, però sappiamo che la stragrande maggioranza delle persone ha come primo incontra le notizie sui social network, e quindi devi essere capace di catturare la loro attenzione, perché poi sui social network non guadagna nessuno, quindi
devi, a meno che non puoi fare la pubblicità di una borsa, ecco, ma non è quello che fanno i giornalisti. Quindi per il mondo dell'informazione e dell'editoria è veramente complicatissimo monetizzare direttamente sui social, ed è anche una delle ragioni per cui ci sono state grandi discussioni, in particolare in Europa, che vuole essere l'Unione Europea all'avanguardia nella regolamentazione di Big Tech e nella tutela, ad esempio, dell'editoria sul copyright, proprio per questo, perché ci sono i brand, se uno vende scarpe, Instagram e lo shop di Instagram gli va benissimo, se uno fa pubblicità alle scarpe come Chiara Ferragni, Instagram gli funziona alla perfezione, se uno vive di notizie non funziona, invece non c'è un modo ancora intelligente, funzionale, efficace, veloce per monetizzare. Quindi devi essere bravo a raccontarle lì per fare sì che poi qualcuno clicchi su di te, sul tuo sito, sulla pagina dove vendi il PDF, la singola copia del PDF del giornale, su un tuo podcast, sulle piattaforme dove hai la pubblicità e quindi guadagni. Perché se non sai stare lì appunto la stragrande maggioranza delle persone per arrivare alla notizia passa da lì, poi finisce che vanno su Sputnik invece che su delle testate che fanno anche un ottimo lavoro. Diciamo, certo, scusami, il ritardo di cui dicevi vuol dire che non c'è un media manager nei giornali italiani, che tutto è demandato ai singoli? Cioè tu per esempio non hai nessun appoggio nelle redazioni quando fai le tue storie, fai tutto da solo immagino. Io le stories che faccio sul mio, diciamo, le redazioni, c'è stato un fenomeno, adesso non è già più così, però siamo comunque molto in ritardo, cioè c'è stato un fenomeno, io parlo molto sinceramente ovviamente, poi adesso tutto tra di noi, però c'è stato un fenomeno a lungo per cui c'era questo, questi social che chissà cosa sono, questo web che chissà cos'è, le redazioni non si potevano permettere o non volevano assumere nuovi, e quindi pur di essere capo di qualcosa, capo del social, quello che voleva essere il capo della cronaca di Torino, però c'è un altro, allora lo faccio capo del web, ma non perché ha delle competenze nel web, ma perché mi riorganizzo il mio personale secondo altre logiche. Quindi il web e i social sono stati a lungo affidati in molte redazioni a delle persone che non avevano nessuna competenza specifica su un tipo di linguaggio che è completamente diverso rispetto a quello che deve conoscere e padroneggiare chi ha il compito o ha avuto il compito fino a ieri di fare in modo che la notizia nell'ambito di cui si occupa il giorno dopo fosse in pagina e di non prendere un buco rispetto agli altri giornali. È un altro mondo, quindi anche i podcast sono stati fatti anche molto dalle testate italiane. Il primo grande vero podcast italiano fatto per Repubblica, quando c'era Mario Calabresi, che era veramente un podcast pensato per essere un podcast, è stato Veleno di Pablo Trincia. Fino a quel momento i podcast sembrava che non avessero un proprio linguaggio e che quindi scrivo un editoriale sul Quirinale, sulla partita del Quirinale, poi lo leggo magari anche con la voce bassa oppure facendo un colpo di tosse, non monto l'audio, non c'è un inserto, quindi una voce registrata dall'esterno, un'intervista, un effetto sonoro, una sigla. Ho fatto l'audio dell'editoriale ed è un podcast. No, un podcast ha delle sue regole, richiede un pochettino, un lavoro diverso, non più o meno, un lavoro diverso, e per lungo tempo sembrava, essendo una cosa frivola, una cosa, un extra rispetto alle cose importanti che sono quelle sulle pagine di carta o sulle pagine del PDF, non ci spendiamo troppe energie. Problematico perché appunto poi quando sono arrivati i podcast fatti per essere podcast, i giornali ci rimangono male, dicono ma come, ma noi lo facevamo già, e poi quelli che fanno i podcast si basano sulle cose che scriviamo noi. Sì, è vero, però diciamo potevate farlo meglio prima. Il Daily del New York Times, che non è una rassegna stampa, è una storia
del New York Times al giorno, che può andare da la CIA ha fatto un disastro, abbiamo scoperto, c'è stato un leak, abbiamo trovato una loro comunicazione interna, abbiamo scoperto che la CIA sta perdendo tantissimi informatori in giro per il mondo. Sta perdendo informatori significa che o li hanno uccisi o li hanno arrestati o sono stati trasformati in doppio giochisti, cioè hanno tradito, continuano a parlare, per fare un esempio. Il giorno dopo è sugli investimenti, sui mega investimenti di Biden, il giorno dopo ancora è sulla crisi che sta attraversando Zuckerberg, l'impero di Zuckerberg, Facebook insieme a Instagram e WhatsApp. Il podcast del New York Times fa molti più ascolti di quante copie venda il New York Times. Ma non è un problema, perché si sono mossi per tempo, hanno degli ascolti monster, hanno una pubblicità costosissima sul Daily, ma soprattutto hanno fatto un accordo da 150 milioni di dollari con Netflix, per cui Netflix non va a comprare ogni singolo contenuto. Il New York Times fa tanti podcast, tante inchieste, ne ha fatta una sull'ISIS, ne fa sul rapporto genitori-figli, su qualsiasi tema. Netflix ha un accordo quadro con il New York Times, per cui qualsiasi podcast del New York Times che diventa un podcast di successo, che racconta una storia che è adatta a diventare una serie, una docuserie, un film, è già di Netflix. I diritti sono già di Netflix per questo accordo, da qui al futuro. Questo è uno dei modi con cui può guadagnare il giornalismo in un'epoca molto diversa rispetto al pre-internet, rispetto agli anni 90, quando il Corriere vendeva, certo, mi ricordo, un milione di cose. Me lo ricordo. Bei tempi meno, quelli, però, sì. Io sono uno di quelli, appunto, che pensava che il podcast non avesse futuro e anche che internet fosse un fuoco di paglia, in sostanza. Ecco, ecco però, molto concretamente, torniamo alla nostra provincia. Io vorrei tanto riciclarmi come giornalista d'assalto e voglio smettere di fare il professore. Cosa devo imparare? Poi vorrei imparare a usare i social bene, Instagram. Vorrei essere vendibile sul mercato del lavoro. Dov'è che imparo queste cose? Cosa che devo fare? Sto parlando per i ragazzi che ci ascoltano, che si laureano in tante discipline differenti. Queste abilità magari non, l'università certamente non le trasmette. Mi pare anche i giornalisti non le trasmettono. Dov'è che vado a imparare queste cose? Non lo so, ci sono dei tutorial su YouTube, ci sono degli influencer che invece di fare gli influencer dei vestiti, appunto, fanno gli influencer dell'influenceraggio, non saprei come altro dirlo, cioè stanno su Instagram, hanno tantissimi follower e ti spiegano come usare Instagram. Non c'è nulla di particolarmente codificato, credo, cioè, ci sono corsi online, ci sono slide che si trovano gratuitamente su Google che danno un sacco di consigli. Le stesse piattaforme forniscono, diciamo, dei documenti un po' noiosi, ma insomma su come usarle al meglio. Io non ne so nulla, cioè in realtà sono, diciamo, ho utilizzato i miei canali social un po' come mi veniva spontaneo, non ho delle rubriche fisse, non ho un metodo collaudato. Però mi sono resa conto che ad esempio sulle trasferte all'estero che faccio per lavoro, anche temi che non, ad esempio io ho avuto un riscontro ottimo sul mio profilo, ma soprattutto su Will, che è una piattaforma con cui ho collaborato per la mia trasferta in Iran. Le elezioni in Iran non erano esattamente la notizia del giorno in Italia. E però raccontartelo in presa diretta, con delle storie su Instagram che non hanno neanche un montaggio, un doppiaggio, dei sottotitoli, cioè tu vedi proprio esattamente quello che sto vedendo io lì in quel momento, le posso girare a 360 gradi, cioè quella sensazione di essere immersi in un luogo misterioso, probabilmente per molti italiani che hanno visto quelle stories, esotico, particolare, ma in cui non entri in un modo freddo con un ragionamento geopolitico a cui poi magari puoi arrivare dopo, cioè i social sono comunque una vetrina, poi
poi o si fa una diretta di approfondimento di 40 minuti o cerco di portarti a leggere, a comprare il PDF del foglio, che costa poi 99 centesimi e che c'è proprio un blocco all'acquisto del giornale. Sì, sì, è vero, ahimè, non, sì. Non ha, potrebbe costare 9 centesimi e sarebbe la stessa cosa, cioè secondo me non è legato. Scusa, parlando di soldi, Cecilia, sì. Quando vai in Iran per Will, com'è l'accordo economico? Tu gli proponi la cosa e gli chiedi dei soldi, loro ti offrono un forfait, porti le ricevute del bar di Teheran, come funziona? Non funziona più a note spese, ovviamente. Infatti io quando sono, la prima trasferta in un posto pericoloso che ho fatto è stata in Venezuela e si crea questo fenomeno per cui ovviamente chi lavora per dei grandi giornali, un corrispondente Rai che insomma ha la politica delle note spese, alla fine come se fossi un cucciolo di panda, ti offrono il caffè o la colazione, cioè consapevoli che tu freelance, diciamo, vi guardata dai loro occhi, sei praticamente non si capisce perché sei andata lì e hai accettato questa tortura. Non funziona, diciamo, io da quest'anno sono completamente freelance, perché ho sempre fatto anche dei lavori da freelance, ma in realtà dai 20 anni a oggi, che ne ho 26, sono comunque sempre stata inquadrata in una redazione dal lunedì al venerdì e poi facevo altre cose perché mi piacevano, mi interessavano e avevo delle altre collaborazioni per questo. Da quest'anno che sono completamente freelance, in realtà ho due proposte, sono molto felice di questo. Nell'ambito delle collaborazioni che io ho, adesso che sono più libera e quindi mi posso impegnare di più anche per queste testate, dico di fare un accordo per cui io ogni 2-3 mesi parto e ho le spese coperte dal principio, ho qualcuno che si occupa di assicurare il mio viaggio, di pagare il volo, di pagare l'hotel, di pagare il fixer, a seconda di dove sei. Se sei in Afghanistan ti serve un fixer, se sei, c'è una persona sul posto, del posto, che ti accompagna. Scusami, le due testate sono Vanity Fair e Il Foglio? Io collaboro con Will, con Il Foglio ho adesso una collaborazione fissa, Vanity Fair invece è una tantum, cioè ogni tanto se sono ad esempio all'estero i reportage gli interessano sempre, una testata ovviamente diversa, quindi a seconda dei contenuti rientrano nel loro taglio oppure no. E ci sarà un'altra cosa che non dico adesso, però ci sarà una bella cosa fra un poco. Scusami, alla Rai sull'Afghanistan abbiamo visto perché serviva una che fosse lì e quindi ti hanno chiesto di fare dei collegamenti con la Rai? Esatto, cioè mi hanno chiamato dal TG1, io quando sono arrivata, poi sono arrivati i giornalisti internazionali, quando sono arrivata subito dopo la fine delle evacuazioni ce n'erano pochi e mi hanno chiesto di coprirli, insomma era una notizia enorme e c'era una giornalista italiana freelance lì, quindi mi hanno chiesto di fare un servizio per loro. Scusami, sono molto pratico, abbi pazienza, ma è una cosa che si fa per amicizia o si fa per soldi? Si può fare per amicizia o per soldi, diciamo, dipende, sono di solito, insomma, poi magari non delle cifre astronomiche, però un'offerta economica. Sì, mi sembra gentile proporre un po', come dire, qualche soldo, insomma, ecco. Sì, specie quando uno è giovane, mi sembra giusto pagare il lavoro. E scusa, ti ho interrotto, mentre raccontavi la tua vita, sei arrivata in una redazione della Rai, a questo punto, se ben capisco, è vero, una redazione televisiva, a 20 anni. E poi cosa è successo invece? Che non volevo fare di più e quindi ho iniziato a collaborare con l'Espresso, quando potevo partire, quando io sono fatto un po' di trasferte, quindi mi attaccavo un giorno di ferie al weekend e andavo a seguire una storia. In Venezuela ci sono andata sfruttando delle vacanze di Natale che non avevo fatto, in Cile a seguire le proteste enormi che ci sono state nel 2019. In Cile hanno fatto la rivoluzione proprio tecnicamente, nel senso che hanno
proteste incredibili, poi hanno abrogato la Costituzione, poi mentre abrogavano la Costituzione con l'80%, l'altro quesito era, oltre sì, no alla Costituzione, era ma l'Assemblea Costituente ci mettiamo dentro qualche parlamentare, qualcuno delle istituzioni oppure solo cittadini eletti, cioè i volti delle manifestazioni, solo i manifestanti che hanno un'idea di paese che è l'opposto di quello che il Cile è stato negli ultimi decenni, quindi hanno fatto la rivoluzione, ci saranno le presidenziali il 25 novembre, io vado lì per seguire le proteste, aggiungendo anche lì dei giorni di ferie, c'era un ponte, poi c'era il weekend, sfruttando il ponte dei morti che ci attende tra pochissimo, e quindi era una vita un po' rocambolesca per aggiungere le cose che mi interessava fare a un rapporto professionale continuativo che avevo con dei programmi di informazione televisiva. Perché? Perché è molto difficile iniziare a fare gli esteri da zero. Non ti puoi proporre in una redazione, io sono arrivata da Vice, è stata la mia prima esperienza lavorativa e diciamo facevamo delle riunioni per scegliere i temi dei reportage e più o meno qualsiasi tema mi doveva andare bene. Io ne preferivo uno all'altro, spingevo più per uno che per l'altro, ma tu non puoi arrivare in una redazione a 20 anni e dire io voglio fare gli esteri, voglio andare in Venezuela, mi dovete, costa una marea di soldi perché mi dovete pagare la... Perché poi se vai da solo ti puoi prendere i tuoi rischi, se ti manda una testata ovviamente l'assicurazione te la deve fare per forza, non è che può non farla. Non puoi presentarti così, quindi gli esteri... oggi, questa almeno è la mia esperienza, ci arrivi facendo altro e iniziando da sola con spirito di iniziativa a fare anche questo, fino al momento in cui ne hai fatto abbastanza per cui qualcuno ti dice ok, adesso puoi fare solo questo. E chi che te l'ha detto? Ti pago per fare solo questo. Cosa? Chi che te l'ha detto? Me l'hanno detto. Cioè adesso diciamo questa è la mia... Ma è una chi cosa... che te l'ha detto? Chi è che ti ha... Non il foglio posso... subito? No, il foglio sì, mi ha preso solo per gli esteri, però non è che mi ha... Cioè, mentre i miei contratti nelle redazioni televisive erano dei contratti a tempo determinato, ma dei contratti, io col foglio ho un contratto di collaborazione, quindi devo aggiungere altri, ovviamente, per essere... Niente posto fisso, insomma, non hai un posto fisso. Non ho un posto fisso, non voglio il posto fisso, quindi non mi lamento, non ho cercato il posto fisso. Sono felice di essere freelance in questo momento, con delle collaborazioni, diciamo... buone però, ben retribuite e appunto con una di queste collaborazioni che mi pagherà le trasferte, oltre a pagarmi per il lavoro, mi pagherà le trasferte ogni 2 o 3 mesi con... però è una novità, tutti i viaggi che ho fatto finora, Afghanistan compreso, Venezuela, Cile, Iran, più volte erano... dei viaggi in cui io mi dovevo arrangiare e dovevo avere sufficienti clienti, diciamo tra virgolette, senza neanche virgolette, per arrivare a coprire le spese. Certo, i viaggi certo. Li ho fatti solo per coprire le spese. Io andando in Venezuela non speravo di guadagnarci, però avevo un lavoro diciamo che dovevo muovermi io per arrivare a far sì che il mio lavoro fosse viaggiare. Sei riuscita a uscire da Caracas? Sei riuscita ad andare fuori da Caracas? Sì, okay. Sono andata fuori da Caracas, ho attraversato di notte la giungla, 14 ore di macchina, con le taniche di benzina che riempivano tutta la macchina, perché in Venezuela che è... forse lo saprete, ma le riserve naturali di petrolio più grandi del mondo, però non funzionava la benzina perché non funzionavano un sacco di cose, non funzionavano le raffinerie, non c'era la benzina. E, quindi c'è 7 anni una puzza di benzina mostruosa, 14 ore di macchina in cui tagli proprio in diagonale, perché la notizia in quel momento... da Caracas, dove c'erano stati gli scontri, Guaidó, il leader dell'opposizione, aveva appena giurato come presidente, intanto il presidente chavista Maduro continuava a dire no, il presidente sono io. Quindi c'era una situazione di tensione da
paura che di lì a poco scoppiasse una guerra civile. Le manifestazioni e i morti per le strade, il fulcro era Caracas. Un po' di giorni dopo, Bolton, il consigliere alla sicurezza di Trump, si fa vedere in conferenza stampa con un blocco con scritto «Abbiamo 5.000 Marines in Colombia», e che confina con il Venezuela e che è un paese molto amico degli Stati Uniti. I venezuelani pensano, nei container dove in teoria ci sono gli aiuti umanitari per noi, in realtà ci sono i 5.000 Marines pronti a entrare e invadere via terra il Venezuela. Non è successo, ma in quel momento c'era questa ipotesi. E quindi io attraverso di notte la giungla per arrivare al confine con la Colombia, dove poteva succedere questo, ma comunque sarebbe successo qualcosa lì. E infatti poi hanno incendiato i container, ci sono stati gli scontri con i paramilitari di sinistra e forze colombiane dall'altra parte, e quindi sì, sono uscita da Caracas. Mi sono dilungata un po' nel rispondere. No, hai fatto bene, perché io invece non sono riuscito a uscire, però sono andato a Los Roques a fare il bagno. Questo, come dire, la differenza tra un giornalista e un professore, insomma, ecco. scegliete voi cosa volete nella vita. Grazie, no, però ecco, poi dopo hai fatto delle cose un po' diverse, cioè hai fatto il podcast per Huffington Post, giusto? E la storia del podcast è interessante, perché c'entra il giornalismo, c'entra la storia italiana degli ultimi 30 anni. Vuoi dire un po' com'è nata questa cosa e magari anche raccontare in 30 secondi quello che è successo a Marta Russo, perché molti ragazzi non lo sanno probabilmente. Allora, è nata così. Né io né Chiara Lalli, con cui ho fatto questo lavoro, ci occupiamo di cronaca giudiziaria, di cronaca nera, né ce ne siamo mai occupate. Io scrivo di esteri, Chiara Lalli, oltre a essere una giornalista, insegna storia della medicina e bioetica, e scrive normalmente sulle riviste, sulle testate con cui collabora, di tutt'altro. Questa storia, che è la storia di un omicidio e secondo noi è la storia di un clamoroso errore giudiziario, ci ossessionava entrambe, e diciamo entrambe eravamo incappate nella nostra vita personale in questa vicenda, in due momenti diversi. Chiara Lalli il 9 maggio del 97, quando un proiettile colpisce una studentessa, Marta Russo, all'interno della città universitaria, all'interno della Sapienza di Roma, all'università, diciamo noto come caso Marta Russo o delitto della Sapienza, questo caso, e lei era lì, conosceva per via traversa molte delle persone che sono coinvolte in questo caso, e io invece molti anni dopo, nel 2011, ero rappresentante di istituto nel mio liceo a Roma. Una mattina sto andando, entrando a scuola per andare in classe, e c'è uno striscione con scritto «Scattone assassino» di fronte all'ingresso del mio liceo. Scattone per me è una persona come le altre, ed è quello che insegna filosofia alla sezione A, che era la mia sezione. Scattone è la persona, insieme a Salvatore Ferraro, che per la giustizia italiana sono gli assassini di Marta Russo. Il mio liceo era stato il liceo di Marta Russo. Scoppia uno scandalo incredibile, questi con lo striscione Scattone assassino, che non volevano farlo entrare in classe ad insegnare, erano i giovani di Lotta Studentesca, quindi la sezione giovanile di Forza Nuova, pronti a picchiarlo. Gli studenti di Scattone, che erano molto affezionati al loro professore, volevano a loro volta menare questi di Forza Nuova per difendere il professore. Insomma, una situazione complicata, e quello è il momento. Io appunto nel 97, quando Marta Russo viene uccisa, avevo 2 anni, non conoscevo questa storia. È il momento in cui la scopro e faccio delle ricerche, parlo con Scattone, parlo con altre persone, cerco su internet, mi compro dei libri, mi cerco negli archivi, l'archivio del Senato, insomma a Roma ce ne sono un po', quello della Biblioteca Nazionale,
un po' di cose uscite sui giornali dell'epoca, questa storia in momenti diversi delle nostre vite a Chiara Lalli, e a me sembra una storia assurda e ricca di questioni, di simboli, cioè è veramente emblematica. Mattia Feltri, il direttore di Huffington Post, che ha ospitato il nostro podcast, che è una controinchiesta su quello che è stato l'indagine e il processo contro Scattone Ferraro sul caso Marta Russo, l'ha definita nell'editoriale con cui lanciava il podcast una storia troppo italiana, e secondo noi era interessante andare a vedere tutta una serie di meccanismi, di come funzionano le indagini, come si comporta la polizia, come si comportano le procure, come si comporta il cosiddetto circo mediatico e la stampa. Figlio, scusami, perché il podcast però? Perché la forma podcast? Decidete voi, decide Feltri. Perché non è pornografico, cioè io a raccontare per immagini un omicidio, per immagini vere, non... Poi vedo tantissimi documentari true crime, però diciamo... non lo so, ci sono anche altre ragioni, però una di queste è una ragione di nostra sensibilità, per cui ci creava meno problemi, ci sentivamo più a nostro agio a raccontare una storia tremenda e terribile e appunto la storia di un omicidio in audio invece che in video. Un podcast perché ti dà molto più tempo, questa è una storia veramente molto complicata, e un documentario di... il podcast dura più di 5 ore e mezza, per fare in video 5 ore e mezza, quindi una docu-serie da 6 episodi, 7 episodi, 5 episodi lunghi, ha un costo di produzione mostruoso, stiamo parlando di tantissimi soldi se la vuoi fare bene, quindi l'audio, il podcast ti permette di fare in autonomia o con un budget estremamente più... insomma, abbordabile, un lavoro complesso e lungo, come aveva bisogno di tempo questa storia per essere, di tanto tempo di ricerca nostro, è stata una ricerca di più di 1 anno e mezzo, abbiamo riparlato con tutti i protagonisti di questa vicenda, li siamo andati a cercare, alcuni diciamo erano praticamente, avevano scelto di sparire dal mondo ed erano veramente introvabili. Siamo andati negli archivi a recuperare i diari, le bobine con le intercettazioni telefoniche e insomma i nastri degli incidenti probatori. Abbiamo sfruttato Radio Radicale, che è un archivio fantastico, dove invece c'erano gli audio del processo. È stato un lavoro di ricerca lunghissimo, e poi però per entrare nel dettaglio di tutte le storture, di tutte le forzature che presenta questo caso, non basta il taglio del documentario di 50 minuti. Fare un documentario di 5 ore e mezza ci vogliono dei milioni di euro, neanche centinaia di migliaia di euro. Quindi questo è un altro dei motivi. Il tempo in più, puoi ripeterti in audio, puoi mettere in chiaro le cose, le puoi sottolineare. Certo. In un documentario non puoi, cioè in audio se hai tanti personaggi, tra l'altro le testimoni, è un processo che la condanna si basa solo su testimonianze oculari, e le testimoni danno varie versioni, tutte diverse tra loro. Quindi per richiamarle non puoi neanche dire come ha detto Maria Chiara Lipari, perché la domanda diventa come ha detto quando, visto che ha detto 8 cose diverse sulla scena del delitto. In audio puoi fermarti e dire: vi ricordate? Poi dopo è successo questo. Adesso, quindi, tenendo scusami, a mente Cecilia, che... Sin dall'inizio voi avete detto facciamo un podcast subito, sì, l'idea è subito. Sì. E avete subito contattato Feltri per Huffington, perché ci vuole una piattaforma? No, perché lui non era ancora il direttore di Huffington. Okay. E quando è diventato il direttore di Huffington Post, io ho pensato, vabbè, è un segno, nel senso che Mattia Feltri è... stimiamo in molti. Lui aveva la mia età, cioè 26 anni, quando si è occupato del caso Marta Russo, in un'atmosfera veramente, insomma,
di Scatone di Ferraro si diceva all'epoca, si diceva, e loro non si potevano difendere ovviamente perché erano in carcere, quindi non potevano replicare in alcun modo, il peggio dei mostri del Circeo. I mostri del Circeo, insomma, no, sì, sì, non sono proprio dei criminali. Peggio di Totò Riina, che... No, mi ricordo molto bene, mi ricordo che ero fra i colpevolisti, devo dire la mia vergogna, cioè ero di quelli che pensavano superficialmente, ma sicuramente saranno loro colpevoli, perché era presentata così da tutti, in sostanza. Come il nazista di Schindler's List, che spara dall'alto. Spara a caso, sì, sì, sì. Cioè, sì, come il nazista, peggio di Riina, peggio dei mostri del Circeo, e in un contesto che era questo, il racconto di loro due era questo, Mattia Feltri ha 26 anni, sul Foglio, si impunta che secondo lui c'era qualcosa che non tornava nella ricostruzione della polizia e della magistratura, e fa un racconto assolutamente minoritario ma diverso di questa storia. Quindi noi ci stavamo lavorando già da tempo, io, Chiara ed io, e quando lui è arrivato alla Huffington Post, insomma, mi hanno detto, cavoli, lui è un segno. Quanti l'hanno visto poi? Quanti l'hanno sentito il podcast? Allora, l'ultimo dato che ho è di un po' di tempo fa, ma erano più di 600.000 ascolti. Pazzesco. Io neanche se mi pagassero lo sentirei. Infatti aspettavo il libro. Io ho letto il libro perché non sono capace a sentire, non sono capace a collegare i cavi, però penso che sia una cosa generazionale. E quindi lunga vita ai podcast. Devo cercare di tagliare perché abbiamo molte domande, anzi sollecito i ragazzi a farle, ce ne sono già, e però abbiamo anche molte altre domande. Quindi, dato che Cecilia era la più attesa, magari la facciamo tornare a Trento fisicamente, anche perché lei pensava di dover venire qui fisicamente, c'è stato uno strano equivoco un po' divertente, ma a questo punto la ospitiamo in primavera, non d'inverno magari, e così magari i ragazzi del Collegio Clesio possono fare loro direttamente le domande. Però ti volevo ancora chiedere, stai collaborando a Fuori dalla Bolla su Twitter? Sì, sei dentro? Sì, è una creatura un po' strana. Sì, un po' strana. È venuta fuori molto spontaneamente. C'era questo nuovo social che si chiamava Clubhouse. Che non mi sembra abbia avuto grande futuro. No, poverino. Secondo me ci sono anche delle questioni... che ce ne sono troppi. Cioè, lo abbiamo emotivamente associato al lockdown, secondo me. E quindi ha avuto un grandissimo successo nel lockdown, poi... Il successo si sarebbe ridimensionato, la curva avrebbe cominciato a declinare, diciamo, però invece non è stato solo un declino relativamente lento, è stato proprio un rifiuto, secondo me, rispetto al fatto che era stato proprio il social della pandemia, e appena abbiamo potuto ricominciare ad uscire un po', ci metteva la tristezza, non lo so, questa mia, ovviamente vale nulla, questa è la mia idea, ma su Clubhouse, nel momento in cui andava bene, insomma, spontaneamente diciamo, vabbè, parliamo dei temi che ci interessano. All'inizio c'erano conversazioni su qualsiasi cosa, su come fare il ragù, piuttosto che... le minoranze dalla Cina all'Iran che comunicavano su Clubhouse, perché non era ancora bloccato, a differenza degli altri social network che, diciamo, no, ci sono tutti i modi per bloccarli e arginarli, e Clubhouse era una novità, non si capiva ancora come alcune dittature non avevano ancora capito come chiuderlo, come chiudere gli accessi. Dopodiché noi decidiamo di fare una cosa di informazioni, appunto spontaneamente, e viene fuori una sorta di rassegna stampa collettiva in cui, senza che nessuno l'abbia pensata o organizzata, leggiamo le prime pagine dei giornali, tra le persone che ci ascoltano ci sono dei giornalisti, quindi c'è Giulia Merlo che scrive sul Domani di giustizia, e diciamo di giustizia ti parla lei e ti racconta il pezzo che ha scritto, e te lo racconta anche approfondendolo di più perché ha più tempo, rispetto al fatto che poi c'è Vieniva Orioli, che è il vice direttore del Sole e ti fa la parte economica, e avevi una rassegna stampa in un'ora con non un giornalista che
che ti racconta tutto, ma ognuno nel proprio settore che ti spiega qual è il tema più importante in quell'ambito quel giorno, e regge perché continuano ad esserci più o meno 400 contemporanei tutte le mattine, buono. Noi ci divertiamo. Senti, poi mille altre cose da chiederti, una te la devo chiedere per forza, quindi devi essere preparata. Quali sono i consigli che dai per fare la carriera di giornalista? L'impressione è che bisogna stare un po' a Milano e Roma, oppure no? Dici quello che cosa consiglieresti a chi vuole fare questa carriera e ha 19, 20, 22, 24 anni? Sono triste a dire che consiglierei di Milano e Roma. Un po' sì, nel senso... Però... No, se dici di no è meglio, siamo più contenti. No, io sono a Trento, sì. Siamo a Trento, quindi figurati. Poi è difficile, perché è bene, come dire, se vivi, non lo so, a Frosinone, vai a Londra che ci sono più opportunità. Dipende, cioè, c'è anche molta più concorrenza, c'è anche, non lo so, non sono sicura che sia meglio stare a Roma, a Milano. Certo, essere disponibili ad andarci magari una volta alla settimana, se serve, ogni due settimane, sì. Però io, appunto, le cose poi più interessanti, almeno quelle che mi sono piaciute, che mi è piaciuto di più fare, le avrei potute fare, per dire, una storia come Polvere. Io e Chiara ci abbiamo lavorato per i fatti nostri, a casa, insieme, e poi ogni tanto serviva avere un appuntamento con qualcuno per cui prendi e parti. Ma quante storie come questa ci sono in giro per l'Italia, no? Quella di Veleno è una storia che non è successa né a Roma né a Milano, ma in provincia. Allora, se a uno piace l'inchiesta o la controinchiesta o il mettere in discussione un'inchiesta, le storie che sono qualcosa che nella dimensione audio dei podcast funziona molto più dell'attualità in senso generico, le storie ci sono ovunque. Non è affatto detto che non venga un podcast bellissimo da uno che conosce bene un territorio e conosce una storia che a un giornalista da Roma a Milano difficilmente verrebbe in mente, e non avrebbe gli accessi, la conoscenza del luogo, e fare un podcast di 8 puntate, che è un lavoro lungo ma che poi dà grande soddisfazione, perché quando tu hai messo insieme una storia dall'inizio alla fine, poi appunto viene fuori il libro, viene fuori la possibilità di fare una seconda stagione con le novità, perché attivando tutta una serie di figure, di personaggi, di fonti intorno a quella storia, poi anche quando l'hai già pubblicata continuano a raccontarti cose nuove che meritano altre puntate. Noi faremo una serie, adesso che c'è stato il podcast, un racconto invece audiovisivo di Polvere. Quindi Polvere è un lavoro molto più lungo del tempo del podcast, è su una storia, ha qualcosa di giornalisticamente rilevante ovviamente secondo noi, se no non l'avremmo fatta. Quante storie in Italia e nel mondo ci sono fuori dalle capitali che su cui varrebbe la pena investire, e da cui poi ci si può immaginare che non finiscano con il primo prodotto che scegli, con il primo strumento che scegli per raccontarlo. Certo. Quindi ho trovato questa chiave, non so. No, così hai risposto bene, grazie, hai risposto bene, sì, in effetti. Molte grazie. Ora ti faccio delle domande di chi ci sta ascoltando, veloci, perché faccio veloce e tu fai veloce, perché ce ne sono parecchie, poi volevo chiudere su un paio di cose. Dunque, qual è stata l'esperienza più bella e difficile che hai affrontato nel giornalismo? E qui questa è una domanda di Harrison Pinthon, che chiama che scrive dalla Colombia. E quindi la cosa più bella che ti è successa quando hai fatto nella tua breve carriera? La cosa più bella è una mail che ho ricevuto da una persona da una persona che aveva sofferto molto dopo un lavoro giornalistico che io ho fatto. E la cosa più brutta è forse anche perché è fresca, quindi ho ancora un po' di trauma, non lo so, però la delusione
di alcuni afghani. Allora, a un certo punto ero a Jalalabad, in Nangarhar, che è questa provincia dell'Afghanistan sud-est, vicino al Pakistan, dove i talebani sono più cattivi, dove ci sono, insomma, è uno dei posti più pericolosi dell'Afghanistan. E c'era questo fratello di un ex funzionario del governo che lavorava con gli americani nella base che c'è lì in Nangarhar, nella base americana, che stava dando alla televisione un intervento di Blinken, del segretario di Stato americano, che diceva: sono stupito e amareggiato che non ci siano le donne nel governo dei talebani. E questo fratello dell'ammazzato 10 giorni prima ha spento la televisione appena è apparso Blinken e mi ha detto delle cose che, diciamo, mi hanno fatto sentire molto impotente, come tutto faceva sentire molto impotente in quel contesto. Però, diciamo, sentirli quando ormai non c'è più niente da fare, le evacuazioni sono finite, gli aiuti sono pochi, quelli che gli daremo, e i talebani troveranno il modo per prendersene una parte, anche se dicono che non lo faranno. Gli avevamo promesso che li avremmo salvati tutti, che anche se erano finite le evacuazioni eravamo partiti con i nostri aerei, li andavamo a prendere uno per uno nei paesi confinanti dove sarebbero scappati, non lo stiamo facendo. E allora era tutto già chiarissimo, e quindi, insomma, sì, è molto amaro. È proprio una situazione in cui fai fatica a riprendere l'aereo e tornare in Italia, immagino. Beh, immagino. Senti, come si fa a capire quando e perché paese partire, e soprattutto, una volta arrivati, come ci si muove e come si trovano i contatti? Tu parlavi di un fixer che immagino che in genere si prende dall'Italia, e che credo che le redazioni, almeno dei grandi giornali, abbiano un certo numero di telefono che possono aiutarti. Sì. Sì, io i fixer li ho trovati da me. In Afghanistan era complicato perché erano all'aeroporto di Kabul a cercare di scappare, erano le persone che avevano lavorato per gli occidentali. Se hai lavorato per il New York Times, sei talebani, stai antipatico, anche se non hai lavorato direttamente per l'esercito. Quindi i fixer erano spariti dall'Afghanistan, e c'erano degli pseudo fixer, non fixer, improvvisati fixer afghani, però, diciamo, non è un mestiere che richiede alcune specifiche competenze, quindi non c'erano le persone con quelle competenze, non c'erano più dopo la fine delle evacuazioni. E io mi sono appoggiata a una persona che lavorava per un'organizzazione umanitaria nel nord, però il viaggio in Afghanistan è stato particolarmente caotico, perché la situazione era particolarmente caotica. In Iran invece ho delle persone di cui mi fido, che lavorano per delle agenzie stampa locali, che mi aiutano per le traduzioni, che mi aiutano per andare in giro, e che sono, diciamo, bravissime e affidabilissime, e sono anche delle persone molto interessanti, diciamo, oltre a saper fare bene il proprio lavoro. Certo. Senti, questa era la domanda di Angelica. Invece Nicola chiede, abbrevio, dato che non hai un percorso giornalistico tradizionale, quale può essere un buon metodo per i tanti che non hanno un percorso giornalistico tradizionale? E allora dice una cosa che io approverei subito, cioè un metodo potrebbe essere leggere molto, libri, giornali, eccetera. Allora la domanda che attacco a questa di Nicola è: tu come ti informi, chi è che segui o cosa segui su Twitter, quali sono le cose che leggi per abitudine o che ti hanno cambiato un po' il modo in cui vedi le cose, eccetera. Come ti informi e cosa leggi? Allora, sfoglio tutto, nel senso io sono abbonata al New York Times, a Washington Post, a Foreign Affairs, Foreign Policy, a tutte quelle, diciamo, più, non più, poi alcune non... Ho tolto l'Atlantico e il Wall Street Journal, perché il dramma di essere freelance è che non è più una rassegna stampa pagata da qualcun altro, ti rendi conto che costa tantissimo averli tutti. Quindi poi, appunto, io ho Foreign Policy e Foreign Affairs. No, però Atlantic non si può togliere l'abbonamento, lo dico agli studenti. Atlantic è la più bella rivista del mondo. Quindi, lo so, però non si può. Ce li si divide, quindi io entro con l'account del mio amico sull'Atlantic e il mio amico collega entra su Foreign Policy In questo caso con il mio, e poi ce ne sono alcune più di nicchia, cioè ad esempio sulle questioni big tech, tecnologia e politica, c'è Tech Policy Press, che è il mio preferito, più di tutte le sezioni sul tema dei grandi giornali. Su
sull'Iran ho delle testate iraniane in lingua inglese che seguo, cioè che ho il daily tutte le mattine delle notizie di cui si stanno occupando, quindi dei posti di cui mi occupo di più. Sull'Afghanistan ho le notifiche di 6.000 giornalisti che considero affidabili in merito, molti locali su Twitter, più che delle testate che seguo proprio, cioè Tiria Trotz è una buona testata afghana, però non mi leggo un giornale afghano tutti i giorni, non sarei sincera se dicessi questa cosa, però ho le notifiche di quelli giusti che di solito diciamo sono molto affidabili e molto veloci nel riportare le notizie. E per ogni settore di cui mi capita di scrivere più spesso, sull'America Latina ho le newsletter, quella di Foreign Policy che si chiama semplicemente Latin America Brief, e Bello da Andres Bello, che è un intellettuale latinoamericano favoloso, che dà il nome alla rubrica dell'Economist di tutta l'America tranne gli Stati Uniti, però insomma, quasi sempre, e anche il nome lo fa capire, è sull'America Latina e molto più raramente sul Canada, ecco. E sugli italiani, cioè le cose italiane che vedi, immagino che tu debba vedere le cose che fanno gli altri. Sì, 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 no, italiani guardo tutto. Sì, sulla politica estera direi che io sono abbastanza vecchio da ricordare quando esisteva sui giornali italiani. Adesso io devo dire non leggo più una pagina di giornale italiano, salvo alcune cose rare, insomma, ecco, ma io mi ricordo quando Repubblica, La Stampa, Il Corriere avevano redazioni in Cina, avevano un corrispondente a Tokyo, tutto questo è finito, quindi insomma non c'è più molta scelta. Per questo dico anche a chi ci ascolta, se è giovane, di imparare molto bene l'inglese, almeno per leggerlo, ma meglio ancora se qualche altra lingua, perché ovviamente fa la differenza poter leggere il farsi o il giapponese, però ecco, direi che la politica estera, salvo appunto alcuni casi numerati, e Cecilia è uno di questi, in Italia la raccontano in maniera così, riassumendo quello che fanno i giornali il americani. Foglio, però... No, sono d'accordo, però non posso fare sempre pubblicità su un giornale a cui collaboro anch'io, ecco. Quindi forse, però se lo fai tu va benissimo, ecco. Vabbè, se lo faccio io non è vulgare. Sì, poi ci pagheranno. Sì. E poi altre domande, abbiamo ancora una decina di minuti, stai ancora con noi 10 minuti, ecco. E poi da questo punto dovrai tornare per acclamazione. Vediamo di selezionare quelle che si possono a cui si può rispondere rapidamente. Hai in programma altri podcast o libri? Alcune cose non puoi dirle, ma insomma sì. Qualcosa. Sì, allora, questa cosa televisiva non può dircela. Però sempre con i miei tempi da tartaruga, cioè non è che domani lì... Sì, c'è. Sì. Il podcast è più vicino nel futuro. Ok. E cosa potresti consigliare per entrare in una redazione giornalistica televisiva? Non lo so, perché sono entrata in quel modo così strano, insolito, sì. Quello di Vice, e poi mi hanno chiamato alle altre che... Allora, secondo me, sfruttiamo questa cosa, cioè siamo giovani, gli altri non capiscono come funzionano i social, non per forza tutti noi siamo i massimi esperti, perché cioè, può essere un ventenne, però mi interessa più qualcos'altro, ma sicuramente un po' meglio degli adulti in redazione siamo su questo fronte. Quindi io consiglio di colonizzare le redazioni dicendo: io vi faccio Twitter pazzesco, vi faccio un Instagram che ve lo sognate la notte, vi uso TikTok e lo fate, tanto cioè, appunto, peggio degli altri. Peggio di come lo facevano il giorno prima che voi arrivaste, non è possibile. E dopodiché gli proponi anche quello che vuoi tu, quindi uno dice: ok, io ti ho fatto 4 post su Twitter, quindi come social media manager, come team social, come contenuti, trasformo un contenuto, un pezzo, e prendo i contenuti da lì e te lo trasformo in una serie di post su Instagram, in un carosello, eccetera, e poi fate però proponete qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Le redazioni sono dei posti molto più caotici di quanto non ci si possa immaginare, quindi se poi tu hai una storia ed è una storia che funziona e la dici a chi... Io sono entrata in redazione che dovevo fare l'inviata del web del programma, e ho fatto l'inviata del programma perché dopo un po' dice: questa storia, questa è buona, ma perché non la mettiamo nella puntata invece che sul sito, ed è andata nella puntata. Ma sono
che è bello, cioè il fatto che le redazioni siano caotiche, se sei intraprendente lo sfrutti a tuo vantaggio, che non se fossero ultra ingessate. Parlo di redazioni non enormi, una redazione di centinaia di persone sarà un po' più rigida, ma se stai facendo, veramente non penso che se stai facendo i tweet, la campagna di tweet per Repubblica, gli dici guarda che ho una notizia, oppure questo mi ha raccontato questa cosa, questo politico mi ha detto, ho sentito dire questo, piuttosto che ho trovato questa storia e ho scoperto che ho un'intervista, c'è l'Afghanistan, ho sentito uno in Afghanistan e ho un'intervista per il web di Repubblica, secondo me, Repubblica di qualsiasi altra testata, secondo me te la fanno fare, cioè va sfruttato il cavallo di Troia dei social di cui qualcuno non capisce niente, per poi fare quello e altre cose che ci interessano, che non sono sempre i social, ovviamente. Ok, scusami, tu l'inglese dove l'hai imparato? A scuola? Lo sapevi già? L'hai imparato dopo? Perché immagino che sia fondamentale. L'ho imparato a scuola, non benissimo, un po' viaggiando, un po' parlando, con sono stata poi un paio di volte, insomma, qualche mese negli Stati Uniti, avendo qualche amico straniero, e guardando, sì, insomma, l'ho imparato come, volevo esortare tutti a imparare, perché molti non proprio che escono dal liceo e lo parlano, no, infatti, dato che è un problema di molti studenti anche del mio dipartimento, allora io li invito sempre a fare di tutto per impararlo, perché direi che è il modo per entrare in un mondo del lavoro un po' più vasto di quello italiano, e soprattutto per leggere, per esempio, questa è The Atlantic, ecco, per chi non lo conoscesse, il mio caldo suggerimento è quello di abbonarsi a questa rivista, che costa anche poco, o di vedere il sito almeno, ecco. Ma, tra l'altro, insomma, quello su Putin e l'arte contemporanea, che era lì in alto a sinistra, è favoloso, ma adesso questo... Sono tutti favolosi, perché io proprio li adoro, veramente, la qualità è impressionante, sì, la qualità è impressionante. E, ci sono ancora 2 minuti, secondo, uno era una domanda un po' difficile, di Melina, sull'empatia, cioè se un giornalista deve essere empatico, affezionarsi alle questioni, oppure meglio essere freddi e distaccati. Questo c'entra anche con una domanda un po' scema che volevo farti, ti faccio perché siamo tra pochi amici, cioè essere una giovane donna è una cosa che limitante per certi versi, oppure invece è una cosa che ha degli attu, oppure tutto uguale? Non vorrei diventare il caso Barbero 2, ecco, come tutte le cose porta vantaggi e svantaggi. Quando noi volevamo, io con degli amici giornalisti maschi, volevo andare in Panjshir a vedere che fine faceva la resistenza nel Panjshir, e non li hanno fatti partire per causa mia. E io lo dicevo ai maschi, dicevo non mi portate con voi, che non mi fanno andare, perché embedded con loro i talebani non vogliono una donna, non lo possono accettare. Loro, per essere gentili con me, mi hanno detto no, ma vieni, vedrai, eccetera. Poi mi hanno odiato a morte, poi il giorno dopo sono andati da soli senza di me, mi hanno odiato perché gli avevo fatto perdere il Panjshir. E in questo senso è uno svantaggio. Se vuoi intervistare un talebano è più difficile che accetti di parlare con una donna che non con un uomo. Su altre cose, se sei in uno scenario di guerra, i soldati generalmente ti prendono un po' meno sul serio, poi devi faticare un po' di più e fai tutto comunque, però ha i suoi vantaggi. E ha i suoi vantaggi. Le persone, per dire, io potevo fare quello che volevo, perché mentre la manifestazione, mentre stai seguendo la manifestazione, il giornalista maschio che rompe le scatole lo arrestano subito, nel mio caso non mi avrebbero toccato, non mi avrebbero menato in nessun caso. E quindi non è... A volte è utile, a volte è uno svantaggio. 50 e 50. Cioè, va bene, non penso che siano stati né più i vantaggi né più gli svantaggi. Sull'empatia. Serve, diciamo, non... Serve saperla dosare, nel senso non bisogna essere dei robot, bisogna essere, anche perché non ti parla nessuno e non scopri niente, non trovi nessuno e non hai una fonte se non sei un minimo in grado
di comunicare in modo umano, sono tutte persone che, cioè le fonti generalmente, e sarebbe, dovrebbe essere sempre così, non hanno nulla da ottenere. Quindi devi essere convincente e devono avere voglia di parlare con te e devi saperli ascoltare, devi saperli comprendere, devi saperli... dall'altra parte poi certo se poi smetti di lavorare perché ogni storia tragica che incontri la vivi in modo traumatico cambia mestiere a quel non punto. Sei utile neanche, insomma, devi cambiare certo. mestiere, non sei utile neanche a chi quella storia te l'ha raccontata, perché lui te la racconta perché vuole che la racconti, diciamo, a più persone possibili, è un po' così. Io noto spesso, e questa è l'ultima domanda che si attacca a questa ed è mia, nello stile giornalistico, magari non gli esteri, perché gli esteri ormai non li scrive quasi più nessuno, c'è questo ho notato negli anni una tendenza alla sentimentalizzazione del discorso, cioè una volta erano un pochino più freddi i giornalisti, più asettici, più oggettivi, adesso c'è un coinvolgimento dell'io molto maggiore e devo dire non proprio simpatico. E aggiungerei altre cose, ma non voglio dirle perché rischierei di essere offensivo, ma questa empatia spesso filtra anche nella pagina scritta, non è una bella cosa. Allora non ti chiedo di farmi degli esempi negativi, potrei farli io, li sto pensando. Tu hai degli esempi positivi, cioè come? Falli tu. No, li faccio io, ma mentalmente, perché insomma, voglio essere, stiamo registrando, quindi non posso. Però devo dire, gran parte dei grossi giornali si affidano spesso a giornalisti di gran nome, che vanno molto in televisione e che sono incapaci di scrivere nel senso preciso che non hanno ben chiara la misura della scrittura. E cioè, quando io leggevo gli articoli di giornalisti degli anni 90 o 80 addirittura, avevo di fronte gente che sapeva le cose e sapeva spiegarle. Ora c'è l'idea che io vado in Afghanistan, mi metto al centro della scena e racconto le mie sensazioni. Se uno è Hemingway va bene, se uno è XY, e sono molti più di XY di Hemingway, va molto meno bene. Ecco perché io ho smesso di leggere i giornali italiani, francamente. Tu hai qualche giornalista che ti piace particolarmente? Chiudiamo su questo. Che ti piace particolarmente? Cioè, che guardi come un modello o del passato, del presente, italiani o stranieri? No, ne dico uno del presente, il passato è troppo... Sì, cioè, ne troppo avrei lungo? Detto, però sì, come? Però... Che... No, non puoi sì, dire no, Hemingway o Barzini. Trovo più sfidante dirne uno del presente, tipo Hemingway, certo, che ovviamente sì. Di colui, perché si collega a quello che di cui stavamo parlando poco fa, che si chiama Ronen Berman, è il corrispondente da Israele del New York Times, ed è il contrario dell'io al centro, ed è un giornalista che riesce a raccontare, a parte che ha delle fonti che veramente, stiamo parlando di un giornalista del New York Times, quindi non è che i suoi colleghi siano messi male, ma ha delle fonti che non so come abbia fatto, e ogni volta che lo leggo dico che invidia, e che entra molto nel dettaglio, che fa dei racconti molto minuziosi su questioni complicatissime, come può essere l'uccisione, l'omicidio mirato di uno scienziato che lavorava al programma nucleare sul territorio iraniano. L'ultimo caso è di Fakhrizadeh, che era uno scienziato padre del programma nucleare, e lui ha una precisione e anche un... Cioè, non so come fa a riuscire a parlare di cose molto drammatiche senza essere melodrammatico neanche per un istante, riuscendo a darti dei dettagli molto complessi, senza essere né noioso né cinico, nonostante non sia per nulla, e parla solo di cose, insomma, non c'è un pezzo leggero, ecco, come argomenti tra i suoi. Ha qualcosa che mi colpisce sempre. E adesso arriverà una serie di HBO tratta da un suo libro, e non vedo l'ora che ci sia. In Italia? In Italia? Un giornalista vivente in Italia resta fra noi? Secondo me il più bravo, però parlo sempre del Foglio, secondo me il più bravo nel genere... Daniele? Sì. Sono d'accordo con te. Daniele Ranieri.
Particolarmente bravo, sì, particolarmente bravo. Però non possiamo fare pubblicità ai giornali, quindi va bene, resta fra noi. E io ti ringrazio molto, credo sia stata un'ora ben spesa e penso che appunto, come gli altri ospiti di questa piccola serie, dovrai tornare fisicamente quando abbiamo tolto le mascherine, quando l'inverno è finito e quindi troveremo il modo di portarti qui realmente stavolta. A chi ha assistito, grazie, specie ai colleghi, agli iscritti all'università, ma tutti quelli che sono collegati. Io credo che faremo qualcosa del genere anche il prossimo anno, non so bene cosa, non so bene in che salsa. Io volevo fare un piccolo corso che ha a che fare con queste cose che abbiamo detto sul giornalismo. Uno dei problemi miei è che non so come comunicarlo, perché su Instagram non ho molti followers, quindi metto l'avviso, ma non è che tutti mi vedano. Quindi seguite il mio misero canale Instagram, non iscrivetevi, non ho bisogno di follower, così sapete cosa facciamo. Oppure il sito dell'università, così sapete quello che l'università organizza, diciamo, da marzo in poi. E grazie infinite. Grazie mille, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. Buona serata a tutti, a presto su questi canali. Ciao. Ciao. Grazie.